Buongiorno, oggi parliamo di come è possibile pulire l'aria nelle città, nelle grandi città. E ne discutiamo a partire da un articolo che è apparso su New Scientist in aprile, relativo ad una iniziativa che è in corso a Londra. Cosa hanno fatto a Londra? Si sono accorti che ci sono migliaia, loro stimano 4.000 casi di asma dovuti all'inquinamento, in particolare al biossido d'azoto, che è uno dei gas emessi dalle macchine, soprattutto le macchine più vecchie. Hanno creato questa zona per entrare all'interno della quale chi va in macchina deve pagare una tassa di 12,5 sterline, che è notevole. E addirittura nel 2021 pensano di aumentare, di ingrandire questa zona. È un'operazione molto grande, è un'operazione che secondo le autorità di Londra non mira ad aumentare i soldi, probabilmente Londra ci rimette in qualche modo, perché c'è bisogno di controllare, c'è bisogno di... ci sono delle spese naturalmente e forse anche qualche cosa diminuisce dal punto di vista del commercio, però il loro scopo è quello di migliorare la salute dei loro cittadini. Il punto fondamentale è questo, e l'articolo appunto parla di questo, ma può Londra rappresentare il punto di inizio di iniziative di questo genere? Ci sono dei punti a favore e dei punti no. Per esempio, a favore, Londra c'è da dire che è già fornita di un sistema di controllo dell'entrata delle macchine per farle pagare, già avviene questo meccanismo, quindi altre città avrebbero bisogno di munirsi di questa struttura, no? E il secondo problema è, può funzionare? Avremo una diminuzione di questo inquinamento, una diminuzione dei ricoveri ospedalieri? Non lo sappiamo. Altre città hanno cercato di utilizzare questi strumenti, ridurre il traffico privato a favore del traffico pubblico. E Londra ha un ottimo sistema di metropolitana, tutti noi lo sappiamo, e quindi ci chiediamo adesso, e forse fra qualche anno potremo avere la risposta, se avrà funzionato. E seguirò con attenzione l'evoluzione di questi problemi. Arrivederci. E pensando a questo argomento, dimenticavo di dirvi che per quanto riguarda Londra si parla che ogni giorno circa 100.000 veicoli entrano in questa città, che sono tanti. Ma io ho trovato una volta a casa questo articolo, sempre su New Scientist, questa volta però di ottobre del 2018. Un altro servizio che parla del problema delle città e del problema del traffico automobilistico. E qui parte da Madrid. Madrid, nei prossimi mesi, quindi stiamo parlando di, considerando che siete in ottobre, in dicembre, ha iniziato l'idea di bandire tutti i veicoli da una zona centrale, a parte quelli di alcuni residenti e veicoli elettrici. E in questo articolo c'è un'argomentazione che trovo molto interessante, che dice che nelle città il 60% dello spazio fisico è occupato dalle macchine. E quindi liberare le macchine dalle macchine della città significa aumentare proporzionalmente lo spazio a disposizione dei cittadini, in modo tale che le città abbiano dello spazio. E questa è un'idea che si può raggiungere, un obiettivo, si può raggiungere in vario modo. Per esempio, ad Oslo, che cosa hanno fatto? Hanno semplicemente tolto tutta una serie di parcheggi per le macchine e le hanno messe a disposizione dei cittadini costruendo piste ciclabili o altre zone dove non possono entrare le macchine. Hanno fatto una rimozione fisica delle macchine. In effetti, il modo per favorire questo meccanismo è più di uno. Si parla di una possibilità di, per esempio, eliminare tutti i veicoli, escluse le macchine diesel, escluse le macchine elettriche, o eliminare tutti i veicoli lasciando le macchine ai residenti, o l'altra idea è quella di rendere estremamente sconveniente l'uso della macchina. Per
per esempio non trovando parcheggi o facendo come Londra, aumentando di molto il costo per entrare nelle città. E questa idea fa pensare che la città, al di là della necessità di risolvere un problema, l'inquinamento, gli incidenti stradali, eccetera, si tratta di ripensare globalmente il concetto di città. Città come luogo dove la gente vive, la gente si trova, i bambini possono giocare, se non per la strada, perlomeno in molti spazi, e la nuovo, qui parla di cambio radicale, un nuovo modo di considerare la città. Passare dal individualismo, voglio avere la mia macchina, voglio avere la mia casa, a un concetto completamente diverso dove c'è una sorta di comunione che abbraccia tutti quelli che sono e che abitano all'interno di una città, che è una grande comunità.